Ti do il benvenuto su Sport Science, canale alimentazione e ambiente estremo, e oggi parleremo di alimentazione con Alessio Albanese, uno sportivo che fa sport da tempo e benessere legato all'alimentazione, sport, una strategia mirata per chi vuole andare oltre i propri limiti. Welcome to SportScience.com, sponsored by ATS. Argomenti tutti trattati nel libro Alimentazione in ambiente estremo, l'alta quota, l'ambiente polare e il grande caldo. Con noi, come dicevamo, Alessio Albanese, che ci spiegherà la sua strategia personale di preparazione di alimentazione durante le sue gare, maturata in tanti anni di attività. Grazie Alessio di essere qua con noi. Ti Ciao a lascio tutti, la parola buonasera. Per i saluti iniziali. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera. Ecco, passeremo con Alessio 45 minuti, poi ampio spazio alle domande. Iniziamo con la presentazione di Alessio Albanese. Nasce nel 1976, vive da sempre ad Aosta. Ha sempre fatto sport, sci, snowboard. Inizia a correre per scommessa a Londra, poi ci racconterà questo aneddoto. Inizia con le prime gare nel 2015. Fra le più belle abbiamo il Quart Trail 50 km, 400 più, 39, 110 nel 2018. Una buona classificazione. Ultra Trail Via degli Dei 125 km, 5100 più, 20 ore, 22 minuti. La conclusione 32, 182 posto e 200 nel 2018. Trail del Cinghiale 90 km, 5100 più, 15 ore e 24 la conclusione, 35 su 91 posto nel 2017. E poi nel 2019 Eolo Campo dei Fiori 95 km, 6120 più, 18 ore 36 minuti, conclusa con 34 su 97. Questa è l'ultima sua gara, adesso sicuramente ne starà preparando altre, poi ce lo racconterà lui stesso. Ecco, partiamo subito, Alessio, con l'importanza dell'allenamento, che è importantissimo per acclimatarsi, per migliorare la VO2 max. Chi è più allenato, lo sappiamo tutti, consuma meno e necessita di integrare meno. Tu come ti alleni, Alessio? Allora, io innanzitutto vi saluto, sono nato a Portofraio, niente contro Pordenone, ma sono Scusa, toscanaccio, proprio sangue toscanaccio, nessun problema assolutamente. Nulla in contrario. L'allenamento è fondamentale per le gare di endurance, quindi distanze lunghe, soprattutto per migliorare le proprie capacità fisiche, quindi la VO2 max, l'alimentazione, come tu sai bene. Quindi bisogna rispettare certe tabelle e all'inizio iniziamo tutti con dei chilometraggi corti e poi man mano ci innamoriamo di questo sport e arriviamo a fare distanze un po' più lunghe. La mia distanza più lunga è stata 125 km del trail, Ultra Trail Via degli Dei, e mi sono completamente innamorato delle distanze lunghe. Poi purtroppo è successo questo fatto del Covid, dei primi problemini fisici. Al momento sto riniziando a coricchiare, ho avuto dei problemi di pubalgia, quindi piano piano ci siamo rimessi le scarpette e stiamo aumentando le distanze. Quest'anno in programma abbiamo la Marathon di Mont Blanc tra 2 settimane, e poi la SSS 100 km a fine agosto. Quindi vedremo, finger cross, e vedremo bene fare il tutto. Per quanto riguarda la mia tabella, ho chiaramente un allenatore, un coach che mi segue. Io in questo periodo di lockdown ho iniziato a studiare per diventare preparatore di trail running. Ho passato le prime due fasi, ma chiaramente ci vuole tempo. Pratica, tanta pratica per fare delle tabelle, quindi sto imparando insieme al coach che mi segue. Io mi faccio la tabella e lui me la corregge, quindi piano piano stiamo aumentando la distanza, stiamo aumentando il dislivello,
e stiamo imparando a mangiare, ad alimentarci in base alle esigenze di ogni singola gara. Ieri sono andato a fare una corsetta verso l'ora di pranzo per simulare il momento di un po' di crisi, quindi il caldo, l'afa, e cosa mangiare in quel momento. Bere tanto, idratarsi tantissimo nei 20 minuti bere, e mangiare, scoprire cosa o capire cosa è meglio mangiare per me, cosa più mi piace. Come abbiamo già avuto modo di parlare in un'altra intervista, c'è qualcosina che è sempre meglio avere nello zainetto, giusto Donatella? This is sportscience.com, sponsored by ATS.